Buongiorno e bentornati al consueto appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un manga decisamente atipico, Girl from the Other Side, pubblicato in Italia da J-Pop in volumetti brossurati con sovracoperta a 6,50€. È scritto e disegnato da Nagabe, mangaka di cui sinceramente so ben poco e di cui non trovo particolari informazioni. In Giappone è uscito il settimo volumetto e grosso modo la periodicità è semestrale. Il sottotitolo della serie è Shularun, che è gallese, è ispirato all'omonima canzone tradizionale e tradotto vuol dire cammina amore mio. Comunque parliamo di una serie davvero atipica, una sorta di slice of life ambientato però in un mondo bizzarro e sconosciuto, mondo di cui l'autore ci dice veramente poco, evitando qualsiasi tipo di spiegone ma lasciando che siano gli eventi a delinearlo piano piano. Conosciamo così Shiva, una bambina normalissima che vive però insieme al maestro, una creatura misteriosa ed inquietante che si prende cura di lei. L'aspetto grafico del fumetto è peculiare e fa un uso particolarmente efficace di un bianco e nero nettissimo, praticamente privo di sfumature o chiaroscuri. E se Shiva è candida come la neve, il maestro invece nero come il carbone. I suoi tratti sono indistinguibili e il suo viso potrebbe essere quello di un rapace con le corna, come quello di un teschio di un qualche animale. Una scelta grafica davvero originale, che si sposa perfettamente con la trama e con il mondo in cui si muovono i personaggi. Un mondo diviso in due metà ben distinte e che non possono in alcun modo mescolarsi. Da qui vi faccio qualche spoiler in più, quindi siete avvisati. Il mondo, dicevamo, è diviso in due. Un mondo interno, in cui vivono gli umani, forse circondato da mura che ricordano un po' quelle dell'Attacco dei Giganti, anche se non sappiamo quanto queste mura siano effettivamente fisiche, almeno per ora. E un mondo esterno, che gli umani abbandonano progressivamente e in cui vivono gli estranei, vittime di una terribile maledizione che al solo contatto trasforma le persone in mostri come il maestro. Apprendiamo anche, tramite una storia narrata dal maestro a Shiva, un po' della lore di questo mondo. In principio esistevano due divinità, una bianca e una nera, e se quella bianca donava a tutti la felicità, quella nera decise di prendersela tutta per sé. Per questo fu quindi punita, ma la divinità nera tentò di estendere questa punizione, questa maledizione a tutto il mondo, e fu così che la divinità bianca decise di dividerlo in due. Ovviamente non è chiaro quanto di questo sia storia e quanto sia solo leggenda. In ogni caso, il centro della storia di questo volume è lo strano rapporto che unisce i due protagonisti, che pur vivendo insieme non possono in alcun modo avere un contatto diretto, proprio a causa della maledizione. Inoltre il maestro, oltre a proteggere Shiva dai pericoli del mondo esterno, cerca anche di proteggerla dalla verità, nascondendo alla piccola di essere stata abbandonata e che in alcun modo potrà tornare a vivere fra gli umani, che la considerano ormai maledetta e quindi da uccidere a vista. Complessivamente è davvero un bel primo volume, una storia interessante e con un cliffhangerone finale, che non sto ovviamente a spoilerarvi, e che probabilmente modificherà molto la trama dei prossimi numeri. Se nel bene o nel male, ovviamente non posso saperlo, e l'unico modo di scoprirlo è leggerli. Quindi vi consiglio sicuramente di dargli un'occhiata, perché questo non è affatto il solito manga. Ciao! Come sempre, vi ringrazio di aver seguito il video, vi chiedo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, così vi avvisano quando esce il nuovo video, e vi lascio in descrizione un link sponsorizzato ad Amazon nel caso foste interessati all'acquisto. Io per ora vi saluto e ci vediamo domani con un'altra colazione a fumetti. Davvero originale? Devi morire male! Perché sto registrando. Cosa vuoi? No, sto registrando e poi devo lavorare. Strozzo. Fottiti. Ciao. Con i giganti. Anche se effettivamente... Ma che palle, pure l'ambulanza! Allora... Senza fine. L'ambulanza è senza fine. Ok, è finito.